dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine, per Sila e Timoteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando quella come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto.